Completeremo le squadre con le giocatrici delle Seven Fighters. Bene! Fra una settimana affronteremo la Nazionale A e gli faremo vedere noi qual è la squadra che più merita di andare alle Olimpiadi. Voglio da voi il massimo impegno in tutti gli allenamenti che ci mancano. C'è Mr. Mitamura! Cosa? Bene, ragazze, con questa partita saluteremo la sua partenza per la Cina. Fatevi onore, forza! Certo! Grazie per essere venuto, Mr. Mitamura. Mila, tu sai che io ho una grande fiducia in te, ma la strada che porta alle Olimpiadi di Seul è piena di ostacoli. Per un po' di tempo io sarò lontano e dovrai contare solo sulle tue forze. Mi raccomando, voglio vedere una partita degna di giocatrici di livello internazionale. Mitamura deve rendersi conto che possiamo fare benissimo a meno di lui. Con molte di loro non ho mai giocato. Devo fare presto a trovare un affiatamento, altrimenti Diamond non ci penserà due volte a mettermi fuori squadra. Vera alzerà la palla per me. Vai! Bel passaggio, Vera! Ha fintato il passaggio per dare la palla a Miki. Molto bello. Ha dato la palla a Miki invece che a Mila perché ha capito che era in una posizione migliore. Quella ragazza ci sa fare. Tua figlia ha un grande intuito di gioco. Mi ricorda te. Pazienza, sono troppo forte! Su, sveglia, Mila! Stai giocando in una maniera penosa! Potrei dire qualcosa per incoraggiarla, ma deve arrangiarsi da sola. Del resto io non ci sarò nei prossimi giorni. Verrai concentratissima. Ma non mi aspettavo un'alzata simile. Adesso Vera batte. Vediamo cosa fa. Ragazze, la battuta è nostra. Cerchiamo di mantenerla. Vai! Brutto essere nannerottola, eh? Dai, Mila, non darle retta. Non perdere la calma, Mila. Gioca come sai. Devo stringere i denti e lottare con tutte le mie forze. Voglio che il Mr. Mitamura parta soddisfatto di me. Forza, Mila, forza! Credi di essere l'unica a saper schiacciare? Ragazze, se vogliamo dare un buon arrivederci al mister, dobbiamo continuare a giocare così. Avanti! Certo! Sì! Viva il mister! Viva! Viva! Brava, Mila, è così che mi piaci. Mila è tornata ad essere lei. Sì, adesso potrò partire più tranquilla. Comunque vada la partita, Mitamura non avrà mai il posto di direttore tecnico della squadra nazionale. Quel posto sarà mio, ed è questa l'unica cosa che conta. Let's go!
riesce ad alzare la palla a controtempo. Che strano modo di giocare. Il ruolo d'alzatrice corrisponde a quello di regista della squadra. Deve essere lei a dirigere il gioco delle compagne. L'alzatrice è quella che improvvisa gli schemi, tiene d'occhio le avversarie e ne analizza i movimenti. Tulia riceve piuttosto male. La stenderò col mio servizio supersonico. Ottimo servizio, complimenti. Tulia deve migliorare nella ricezione. Mancano solo 3 punti, possiamo farcela tranquillamente, dai. Ok. Yogina, non è così che si passa il muro. E lei non c'entra. Sono io che ho fatto un lancio sbagliato. Cercherò di rimediare adesso. Mi dispiace, ragazze. Ha difeso Yogina e si è accusata di uno sbaglio che non aveva commesso. Dimostra di avere una grande generosità. L'ho fatta! Che schiacciata, ragazzi! Non montarti la testa, Yogina, e pensa a giocare! Va bene, non ti arrabbiare! Ottimo servizio a parabola, Vera! Brava! È la prima volta che mi chiama per nome! Siamo a 13 punti, ragazze! Bene! Un punto per la partita! Vera, fai ancora un bel servizio. Pronte? Viene giù come un missile. Devo anticipare il tuffo. Non avrei mai immaginato che Vera Oriki fosse così forte. Approfitterò di questa scoperta per ordire meglio il mio complotto. Splendida partita, Vera. Ragazze, il merito è tutto vostro. Avete giocato magnificamente. Sono sicura che questa ragazza farà molta strada. Kaori è un'ottima rivale. Bell'incontro, ragazze. Mi sono veramente divertito. Adesso potrà partire soddisfatto, vero, mister? Già, la pregherei comunque di tenere d'occhio le ragazze. Vedrò di tenere d'occhio specialmente il signor Daimon. Le auguriamo buon viaggio, Mr. Mitamura. Vi ringrazio e in bocca al lupo a voi per le prossime gare. Grazie. Beh, addio. Vorrei darle queste, Mr. Mitamura. Ma che sono? Sono delle lettere da scrivere. Così, mentre è in viaggio, ci teniamo in contatto e mi racconta ciò che vede. D'accordo, Mila. Però non tenerti le notizie solo per te, eh? Sì. A presto, ragazze. Le prometto che diventerò una titolare della squadra giapponese e divideremo insieme la gioia per la conquista della medaglia d'oro. Mi mancherà molto, Mr. Mitamura, ma sono sicura che ci rivedremo presto.